Per oltre un anno l'unica versione autorizzata a circolare sulle origini del virus è stata quella naturale. Una lettera firmata da 27 esperti di salute pubblica, uscita il 19 febbraio 2020 sulla rivista Lancet, aveva stroncato chiunque la pensasse in modo diverso come complottista e chiuso la porta ad ogni discussione scientifica. Ne avevamo parlato nella puntata di marzo. Gli scienziati hanno concluso in modo schiacciante che questo coronavirus ha avuto origine nella fauna selvatica. Le teorie del complotto non fanno che creare paura, voci e pregiudizi. Di fatto, la lettera ha imposto una sorta di censura presso i giornali scientifici. E questa è una deriva molto, molto grave. Perché ha voluto dire che la comunità scientifica non ha più giocato il suo ruolo. Gli scienziati devono poter avere vari punti di vista. Non bisogna mai chiedere loro di adottare un pensiero unico. La scienza, la sua stessa essenza, si basa sulla controversia, sulla confutabilità, sul fatto cioè che tutte le ipotesi devono poter essere discusse, contestate, e se non sono abbastanza solide, devono poter essere rifiutate. Se usciamo da qui non è più scienza, è dogma. Ed è quello che è successo con la lettera di Lancet. Poi sono venute fuori decine di mail che hanno rivelato chi aveva voluto quella lettera, cioè il dottor Peter Daszak, membro del team investigativo dell'OMS a Wuhan e presidente dell'organizzazione americana no profit Eco Health Alliance, che da anni ha stretti rapporti con l'Istituto di Virologia di Wuhan. Rapporti che non solo non sono stati mai dichiarati nella pubblicazione, come impone la norma contro il conflitto di interesse delle riviste scientifiche, ma sono stati anche volutamente offuscati. Nelle email il dottor Daszak scrive in modo esplicito che la dichiarazione di Lancet non deve essere identificabile come proveniente da un'organizzazione o persone in particolare, ma semplicemente da scienziati di primo piano. Dietro le quinte è molto chiaro che Daszak e gli altri membri della sua organizzazione volevano fare in modo che la lettera fosse solo una dichiarazione scientifica di supporto ai colleghi cinesi e chiarisse che la teoria delle origini naturali del virus era l'unica credibile. E a conferma della loro tesi, nel documento citano una lettera dell'Accademia Nazionale delle Scienze, ma l'Accademia non diceva nulla del genere. È un modo disonesto di usare le fonti. Così come è disonesto da parte di alcuni autori dichiarare di non avere conflitti di interesse. Non è vero. Ce li hanno e come. Sono finanziati dal governo federale americano per finanziare a loro volta l'Istituto di Virologia di Wuhan. Ed ecco quanto è grande il conflitto di interesse del dottor Peter Daszak e dell'organizzazione che presiede. 528 pagine di documenti rilasciati poche settimane fa dall'NIH, l'agenzia del Dipartimento della Salute americana. Un fiume di denaro pubblico, di know-how, che gli Stati Uniti, tramite Eco Health Alliance, con Daszak come investigatore principale, hanno pompato per anni negli istituti di ricerca cinesi, tra cui quello di Wuhan. 3,7 milioni di dollari dal 2014 al 2020, che gettano nuova luce sugli esperimenti che si facevano in Cina per studiare i coronavirus dei pipistrelli. Ci sono voluti mesi di richieste e una causa intentata dal sito investigativo Intercept contro l'Agenzia Americana della Salute per renderli pubblici. È assolutamente folle che ci sia voluto un anno e mezzo perché NIH rilasciasse queste informazioni, che ovviamente sono di enorme interesse per il pubblico di tutto il mondo. Perché? Perché nascondono in questo modo informazioni così importanti? Di solito ci vuole meno tempo per ottenere questo tipo di documenti? In questo caso non avrebbe dovuto neanche esserci bisogno di una richiesta di accesso agli atti. È così clamorosamente ovvio che queste informazioni avrebbero dovuto essere rilasciate da subito. L'NIH sta combattendo con le unghie e con i denti per tenerle segrete. E sono documenti che mettono in difficoltà il governo americano? È molto imbarazzante per il governo degli Stati Uniti e per l'NIH, perché se la pandemia provenisse effettivamente dall'Istituto di Virologia di Wuhan, potrebbero avere delle responsabilità. Il megaprogetto consisteva nel prelevare in natura migliaia di campioni biologici di pipistrelli ogni anno per poi portarli a Wuhan e sequenziarli.
un lavoro sul campo pericoloso, come scrivono gli stessi ricercatori americani. La cattura dei pipistrelli, infatti, comporta il massimo rischio di esposizione ai virus simili alla SARS e ad altri coronavirus, perché nelle grotte, con un'alta densità di pipistrelli sopra la testa, si può inalare polvere fecale, oltre all'eventualità di infettarsi con morsi o graffi di animali. Lo scopo degli esperimenti era quello di verificare se i diversi coronavirus dei pipistrelli raccolti nelle grotte fossero in grado o meno di infettare gli esseri umani. Per isolare il coronavirus, a Wuhan venivano usate non solo le classiche cellule vero, vale a dire le cellule epiteliali di scimmia, comunemente impiegate in laboratorio, ma anche cellule di pipistrello sviluppate appositamente. Sembra un dettaglio questo, uscito dai nuovi documenti dell'NIH, ma è un elemento chiave nella spy story dell'origine del virus. Si sa infatti che SARS-CoV-2 ha una piccola sequenza di amminoacidi sulla proteina spike, il cosiddetto sito di taglio per la furina, che non ha nessun altro coronavirus del suo gruppo. È la sua arma segreta, quella che l'ha trasformato nel killer perfetto, perché gli consente di penetrare efficacemente nelle nostre cellule. Ma come ci è finita? Alcuni studiosi hanno dimostrato che i virus coltivati sulle cellule vero perdono questa sequenza. Era la prova, questa, per i sostenitori dell'origine naturale, che SARS-CoV-2 non poteva provenire da un laboratorio, perché altrimenti non potrebbe avere quella sequenza. Ora però sappiamo che a Wuhan coltivavano i coronavirus anche in altre cellule e quindi la tesi crolla. Una volta isolati, cosa ci facevano con questi virus? Un tipo di esperimenti consisteva nel testare la ricombinazione di diversi frammenti di virus animali. Prendevano dei virus di pipistrello e sostituivano la proteina spike con un'altra proteina spike di un altro virus di pipistrello. È l'esperimento sui topi umanizzati che ha allarmato gli studiosi, giusto? Sì, sono topi che hanno l'intero genoma di un topo e un solo gene umano, che è il gene del recettore ACE2, a cui si lega la proteina spike. In questo modo i ricercatori possono veramente selezionare un virus adattato all'uomo, mentre all'inizio avevano un virus di una specie animale che non lo era. Nel documento di finanziamento dell'NIH, i ricercatori mostrano i loro risultati preliminari, dove arrivano a moltiplicare la rapidità di infezione dei polmoni di 10.000 volte. Un esperimento che aumenta la virulenza di un virus di fattore 10 è parecchio rischioso. Non solo, i topi, pochi giorni dopo essere stati infettati con le nuove chimere, avevano perso fino al 20% del loro peso, segno della maggiore aggressività del virus. In base alle regole del finanziamento americano, qualora durante gli esperimenti avvenisse qualcosa di potenzialmente pericoloso, come una replicazione più veloce rispetto al virus di partenza, bisognava stoppare tutto e avvisare i responsabili dell'NIH. È la procedura negli Stati Uniti per i cosiddetti gain of function, una ristretta categoria di esperimenti molto controversi e sottoposti a procedure severissime perché aumentano la patogenicità o la contagiosità dei virus. Due giorni fa, però, l'NIH ha ammesso che Eco Health Alliance, in quell'occasione, non ha rispettato le clausole di sicurezza e non ha avvisato l'agenzia americana, che adesso chiede all'organizzazione di Peter Daszak, in 5 giorni, di sapere tutti i dati e tutti gli esperimenti fatti a Wuhan. Quando costruiamo un virus ibrido modificandolo in modo da permettergli di infettare tipi di cellule che all'inizio non poteva infettare, stiamo dando al virus una nuova opportunità. Quindi, a mio parere, questo corrisponde alla definizione di un esperimento di gain of function. Ma al di là delle parole che si scelgono, gli esperimenti fatti a Wuhan hanno creato chiaramente dei virus contagiosi che prima non lo erano. E quindi è necessario riflettere in modo serio sui rischi di queste sperimentazioni. L'NIH precisa che nessuno dei virus elencati negli esperimenti finanziati a Wuhan ha a che fare con SARS-CoV-2, ma le nuove informazioni uscite pochi giorni fa giustificano ulteriori indagini, come chiedono da tempo molti studiosi. La domanda è: cos'altro hanno fatto in tempi più recenti a Wuhan di cui non siamo a conoscenza?
Pochi giorni fa siamo venuti a sapere di un progetto che alla fine non è stato finanziato, ma che è molto interessante per le sue implicazioni. Lo avevano proposto Peter Daszak e Eco Health Alliance al Dipartimento della Ricerca Militare Americana. È il progetto di cui vi avevamo anticipato qualche settimana fa in esclusiva. L'hanno scoperto gli investigatori di Drastic, un collettivo della rete che dall'inizio della pandemia indaga sulle origini del virus. La proposta era stata presentata nel 2018 da Eco Health Alliance all'Agenzia Governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, DARPA, incaricata di sviluppare nuove tecnologie per uso militare. Il progetto ha un nome allusivo, Defuse, disinnescare. 14 milioni di dollari, 3 anni e mezzo di ricerche sul campo per identificare nuovi coronavirus simili alla SARS in Asia e prevenire il rischio salto di specie a supporto dei militari americani, spesso in regioni a rischio malattie infettive. Fra i partner, oltre ad istituti cinesi, tra cui Wuhan, una serie di prestigiose università americane a cui dovevano essere inviati i campioni. Nessuno però dei numerosi studiosi coinvolti ha fatto cenno al progetto in questi mesi. Eco Health Alliance prevedeva di fare esperimenti sui pipistrelli presenti nel laboratorio di Wuhan e in natura. L'idea era quella di andare in alcune grotte dove i pipistrelli vivono e somministrargli degli immunomodulatori per poter potenziare il loro sistema immunitario e diminuire la replicazione dei virus. Infine, vaccinarli con una soluzione in aerosol. Ma non solo. Tra le proposte ce n'è una che ha allarmato particolarmente gli studiosi perché riguarda l'inserzione di quel pezzettino di sequenza che rende super contagiosi i virus, il sito di taglio per la furina. Proponevano di fare degli esperimenti per inserire questo sito di taglio nei virus della famiglia SARS. E questo è abbastanza sorprendente. Perché nell'ultimo anno e mezzo tutti al mondo si sono chiesti da dove arrivasse questa sequenza che ha SARS-CoV-2. È possibile che venga dalla natura, certo, ma è anche possibile che sia il risultato di esperimenti in cui è stata inserita intenzionalmente per capire come aumenta la contagiosità del virus. Questa domanda è sempre stata elusa. Gli scienziati hanno sempre detto, ma no, è impossibile. Ma ora abbiamo la prova incontestabile che invece faceva parte dei progetti di Peter Daszak. Per l'Agenzia del Pentagono la proposta mancava di dati fondamentali sul piano etico, sociale e legale. Soprattutto, nonostante le rassicurazioni di Eco Health Alliance, era un esperimento di gain of function. Quindi il progetto alla fine viene rigettato. A presa diretta DARPA risponde di non essere autorizzata a divulgare informazioni sulle proposte ricevute, ma che non ha mai finanziato né direttamente né indirettamente alcuna attività o ricercatore associato ad Eco Health Alliance o all'Istituto di Virologia di Wuhan. Ma che ne è stato di quel progetto? Si potrebbe dire, visto che il progetto non è stato finanziato, non l'hanno fatto, ma questo è molto ingenuo, perché quando gli scienziati propongono un progetto in generale perché venga accettato, devono dimostrare che si hanno già dei risultati preliminari, che si hanno buone garanzie che il progetto ha possibilità di successo. Quindi, se succede che un progetto venga rifiutato perché non si è sicuri che funzionerà del tutto, cosa si fa? Si cominciano a rifare gli esperimenti sulla base di altre sovvenzioni o altri progetti, per ripresentare in futuro una nuova richiesta di finanziamento. Poche settimane fa negli Stati Uniti è passato un emendamento per impedire che il Dipartimento della Difesa finanzi in futuro Eco Health Alliance. Ma l'associazione di Peter Daszak negli ultimi anni ha ricevuto sovvenzioni importanti da altre agenzie governative americane, in particolare dall'Istituto sulle Malattie Infettive guidato da Anthony Fauci. Per gli Stati Uniti, Wuhan ormai è una bomba ad orologeria. Dottor Fauci, sta ancora finanziando con i soldi dell'NIH il laboratorio di Wuhan? Senatore Paul, l'NIH non ha mai finanziato e non lo sta facendo ora esperimenti di gain of function nell'istituto di Wuhan. Dottor Fauci, lei sa che mentire al Congresso è un crimine? Senatore Paul, io non ho mai mentito davanti al Congresso. Francamente, lei non sa di cosa sta parlando. Lei sta provando a oscurare la sua responsabilità per la morte di 4 milioni di persone. Se quello che sta sostenendo è che la parte di finanziamento che dà Eco Health Alliance è andata a Wuhan, ha creato SARS-CoV-2, perché è qui
che vuole arrivare. Tutte le evidenze indicano che è arrivato al laboratorio e quelli che l'hanno finanziato dovranno prendersi le loro responsabilità, incluso lei. Rigetto totalmente le menzogne che lei sta diffondendo, senatore Paul. Lei sta nascondendo la verità. Nei mesi scorsi, il senatore repubblicano Rand Paul ha accusato Anthony Fauci di avere finanziato a Wuhan, con soldi dei contribuenti americani, le ricerche di gain of function vietate negli Stati Uniti dal 2014 al 2017 e poi reintrodotte, ma fortemente disciplinate. Fauci ha negato, sostenendo che tutti i progetti erano stati giudicati e approvati dagli organi preposti, ad ogni livello. È una questione di termini tecnici che definiscono negli Stati Uniti quando un esperimento è di gain of function e quando non lo è. Ma la posta in gioco è molto più alta. Se si riuscirà a dimostrare dal punto di vista legale che gli esperimenti fatti a Wuhan rientravano in questa categoria, vorrà dire che è stata in effetti infranta la legge americana su ciò che si può finanziare o cosa no con soldi pubblici. Ma al di là di questo, c'è un'altra questione che è molto importante: sapere se l'NIH ha sovvenzionato degli esperimenti che erano in grado di creare un virus potenzialmente capace di far scoppiare una pandemia. E quando guardiamo i documenti, non c'è dubbio che la risposta è sì. Quindi la domanda che tutti ora noi dobbiamo porci è: cosa vogliamo fare per il futuro? E questo indipendentemente da come sono andate le cose a Wuhan. Anche se scoprissimo che SARS-CoV-2 è di origine naturale. Sì, perché sappiamo che questi esperimenti pericolosi si fanno in giro per il mondo. Sappiamo che ci sono stati molti incidenti, anche con virus pandemici. Per cui questo è un tema che riguarda tutti i cittadini, non solo la comunità scientifica. L'umanità intera ora deve decidere se vuole o no che si continui a fare questo genere di ricerca. E non è un dibattito che può essere circoscritto solo tra scienziati, di cui buona parte è finanziata per fare questi esperimenti.